Mauro Scarpa, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare una storia molto particolare, una storia che ci coinvolge, una storia che ci può far ritrovare per andare subito a incontrare alcune parole che sono all'inizio di questo libro, davanti allo specchio, per metterci davanti allo specchio e vederci anche se in modo non propriamente lineare, un po' difforme. E questa è una storia molto particolare che si intitola L'opposto. L'opposto è per l'appunto il libro che abbiamo scelto per raccontare nel nostro posto delle parole. L'opposto, pubblicato da Reed Red Road, è la casa editrice. I meravigliosi anni 90 della pallavolo raccontati attraverso l'esperienza di un adolescente. Sono gli anni in cui dire per esempio il nome di Velasco e aprire un capitolo straordinario di quel tempo. Mauro Scarpa, che ne dici? Sì, dico che è un tempo meraviglioso, un tempo che ha fatto parte della mia adolescenza, ma che ha comunque coinvolto tutti. Molti miei coetanei che non hanno nessun tipo di passione per la pallavolo mi hanno detto che assolutamente leggendo il libro si sono ritrovati nei favolosi anni 90, nella storia di una generazione di fenomeni che ha portato l'Italia e gli italiani a risultati incredibili. Ecco, però Mauro Scarpa, per chi non ricordasse, non avesse vissuto, soprattutto per gli ascoltatori più giovani, quella stagione, perché è stata una stagione che è cominciata, come forse quasi tutte, un po' in sordina, poi non stiamo parlando del calcio, stiamo parlando di pallavolo, però piano piano quella squadra, quel gruppo di ragazzi ha fatto veramente una strada straordinaria. Ce la vuoi raccontare brevemente che cosa è successo? Beh, è successo intanto che è arrivato Julio Velasco dall'Argentina ed ha portato in Italia, al di là di un grande bagaglio tecnico, soprattutto un nuovo modo di pensare, una nuova mentalità. L'Italia, per certi aspetti, ha quella cultura degli alibi, come dice Velasco, no? Quella di trovare sempre delle responsabilità altre rispetto al fallimento di cui viene, o al non riuscire a fare qualcosa. È colpa di quello, è colpa di quell'altro, la colpa, altro termine che andrebbe sostituito con la parola responsabilità, no? E quindi in qualche modo Velasco ha spiegato e ha fatto lavorare i giocatori proprio su questo concetto di responsabilità, cioè una risposta abile a quello che accade. E questo ha fatto sì che atleti che potenzialmente erano fortissimi, poi alla fine lo sono diventati davvero. È successo questo. Poi quando si smette di parlare, Velasco diceva sempre, no? Chi vince festeggia, chi perde spiega. E quindi evidentemente erano ragazzi che sentendo di avere un grande potenziale dentro si erano stancati di dover in qualche modo spiegare sempre. Ecco, se Velasco, qui andiamo a raccontare una pagina di sport, poi andremo sicuramente tra pochissimo nella storia che vede Francesco tra i protagonisti e conosceremo questo straordinario ragazzo. Ecco, se Velasco ha scritto una pagina di storia importante, un'altra pagina, per esempio, l'ha scritta Mauro Berruto. Ah certo, sì. Tra l'altro Mauro Berruto è un allenatore, Filosofo. sì, anche con questo atteggiamento mite, che è qualcosa di incredibilmente bello, nel senso che siamo ormai abituati a questi personaggi sempre sopra le righe, ma talmente sopra le righe che poi non riconosciamo invece la bellezza del gesto semplice, gentile. Si possono fare le cose bellissime senza dover urlare, senza dover per forza dimostrare di essere chissà chi, no? Quindi in questo senso Mauro Berruto rappresenta proprio la calma, che è come la goccia, in qualche modo, quella che scava, non è quella che sta lì a non far nulla. L'opposto si intitola il libro scritto da Mauro Scarpa. Tra l'altro la copertina e le illustrazioni che sono in questo libro sono a cura di Riccardo Gola. L'opposto è una definizione particolare. È chiaro perché chi conosce la pallavolo, la segue, sa già tutto.
Ma per chi non conoscesse questo ruolo, perché è un ruolo importante, ed è un ruolo che in pratica è l'anello di congiunzione tra un'azione che può andare bene e un'azione schiacciante in modo che si possa andare avanti alla grande. Sì, è il famoso terminale offensivo, no? Colui che è deputato a chiudere le azioni, è quello che attacca le palle più difficili, è quello che ha più diritto degli altri di sbagliare perché tira sempre al massimo. È il giocatore a cui si affida la palla per metterla in cassaforte. Ed è esattamente, come dire, ho scelto di dare questo ruolo a Francesco, il protagonista del libro. Proprio perché lui in campo è così, perché si riconosce nel suo idolo, nel suo modello che è Andrea Zorzi, che ha firmato la prefazione del libro Andrea anche. Zorzi, lo ricordiamo, ex pallavolista, conduttore sportivo in televisione. Sì, grande personaggio, devo dire grande persona, soprattutto ha scritto una prefazione commovente. Dicevo però Francesco nella vita, oltre la palestra, non ha questa forza, non ha questo atteggiamento così deciso, così determinato, non attacca forte senza pensare, è esattamente il contrario, è una persona in formazione, quindi piena di dubbi, E qual è dubbi che l'opposto sono. nella vita personale di Francesco? Perché Francesco ha una vita personale, quando si chiude la partita e rientra, no? Lascia la squadra, rientra nella sua vita personale, vive anche un modo di essere opposto al mondo, agli altri. Sì, spesso, come dico, come scritto anche in quarta di copertina, l'opposto è chi si sente ferito, no? Quindi in qualche modo Francesco si sente ferito dal suo percepirsi diverso dagli altri ragazzi. Consideriamo che ho voluto descrivere un parallelismo, cioè nel 90 l'Italia vince i campionati mondiali di pallavolo per la prima volta. Nello stesso anno l'OMS toglie l'omosessualità dalle malattie mentali. Francesco, che percepisce di avere attrazione nei confronti dei ragazzi, non può dirselo e soprattutto crede che sia qualcosa di completamente sbagliato, insano e insulso. E quindi diventa complicato per lui riuscire ad aprirsi se non con il suo miglior amico che è E Antonio. Antonio è uno che è esattamente l'opposto di Francesco, no? Antonio è Esatto. esuberante, Antonio ha una ragazza dopo l'altra, per capirci, no? A quell'età è più che normale, e Francesco sente questa differenza. Sì, la sente, perché immagina di non poter partecipare a un mondo che è innanzitutto un mondo affettivo e quindi in qualche modo partecipa della vita di Antonio, che è uno che si innamora di tutte poi, contemporaneamente di più persone. Lui, sentendosi malato e sbagliato, è convinto di non poter amare. Ricordo che siamo appunto nel 90, non siamo nel 2020, cioè se già adesso ci sono tanti, no, difficoltà ad accettare che qualcuno possa amare una persona del suo stesso sesso, figuriamoci nel 1990, quando ancora appunto l'idea principale era che l'omosessualità fosse una malattia. E Per cui allora, sentirsi male. Francesco Mauro Scarpa, che cosa può fare? Preso, schiavo, rinchiuso nella sua gabbia, nel suo conflitto. E come non comprenderlo? E come non comprenderlo il suo conflitto? E allora lui sente in ogni modo la necessità di crescere. E in che modo, se non attraverso la sua potenza in campo per dimostrare che anche una volta che è fuori del campo di pallavolo, lui ha la sua capacità di crescere, di superare i conflitti. Però tutto quello che gli è intorno sembra che gli opponga resistenza ancora una volta, e di nuovo lui si sente opposto. La strada è molto difficile per Francesco. È difficile per tutti i ragazzi ed è difficile in un contesto in cui i ragazzi non vengono neanche visti. Per cui crescere significa avere la fortuna di avere dei coetanei che ti ascoltano e ti comprendono anche molto più di quello che tu puoi immaginare e soprattutto avere dei sogni. Francesco a un certo punto scrive una lettera alla sua rivista di volley preferita. E sorprendentemente la lettera viene pubblicata
e inizia a corrispondere, inizia una fitta corrispondenza con tutta una serie di ragazzi che da tutta Italia gli restituiscono la bellezza e la gioia della pallavolo così come la sente lui. E quindi in qualche modo esce dal suo isolamento, perché sente che ci sono dei sogni che non sono solo personali, individuali, ma sono sogni collettivi e sono i sogni di una generazione che aveva bisogno di modelli positivi, come tutte le generazioni. Mauro Scarpa, però una cosa che mi ha affascinato, ma veramente affascinato di questa storia, di questi ragazzi, è una cosa molto semplice, ma dello stesso tempo difficile, no? È che questi ragazzi hanno una voglia pazzesca di parlare. E la cosa che mi ha affascinato sono soprattutto i dialoghi, perché questo libro, è pieno di chiacchierate, pieno di parole. A volte possono apparire anche semplici, a volte banali, a volte inutili, ma mettiamo tutto questo come sfogo, come partecipazione, come semplicemente dato di fatto, io ci sono, ho qualcuno con cui parlare e questo è straordinario. Sì, assolutamente sì. Nelle mie classi i ragazzi, io insegno, i ragazzi hanno tanto, tanto, tanto bisogno e necessità di raccontarsi, sia in questo periodo, che è un periodo difficile per tutti, ma anche prima della pandemia. E il raccontarsi è fondamentale perché tirar fuori se stessi in qualche modo ci permette loro di riconoscersi, di scoprire delle cose, di confrontarsi, di rimodularsi. Quindi il racconto di sé significa anche una sorta di crescita, no? Di sé. Perché se ho il coraggio di espormi e di confrontarmi con qualcun altro, posso scoprire che ha le stesse mie paure, le stesse mie ansie, i miei stessi sogni. E quindi in qualche modo mi sento in qualche modo più protagonista, no? Rispetto a un processo che a volte sembra così caotico. Torniamo su Pervole, alla famosa lettera che Francesco ha scritto e poi ha avuto, come dicevo poco fa, Mauro Scarpa, una serie enorme di risposte. Ne ricordo una, per esempio, quella di Martina da Novara, no? Che gli manda niente meno che un autografo originale di Zorro. Ecco, e Sì. questo sarà una cosa che può apparire scontata, ma l'autografo originale di Zorro, Andrea Zorzi, era qualche cosa che lui poteva toccare con mano ed era il mondo a cui lui apparteneva, quindi veramente ha fatto un salto enorme quando ha ricevuto questa piccola cosa straordinaria comunque. Sì, assolutamente, perché finché vivi in un contesto piccolo, limitato, in cui le parole e i pensieri sono sempre gli stessi, puoi pensare che esista altro, ma se non lo tocchi direttamente, se non ne fai esperienza, resta appunto come una possibilità inferiore, passami il termine. E quindi un autografo significa che quella persona esiste veramente, non è solo un personaggio che sta in TV. È qualcuno che nella vita reale salta, schiaccia, gioca e vince. Schiaccia, gioca e vince. Sono queste tre azioni che sono così facili, Mauro Scarpa, da dire e difficilissime da realizzare. Ma quante birre si sono bevute, Francesco e Antonio? Beh, il giusto. Ecco, infatti, il giusto. Tra una parola e l'altra, una sorsata di birra ci vuole, dai. Sì, anche perché la birra ha una bassissima gradazione, aveva una bassa gradazione alcolica, no? E Perché l'hanno quindi questo. aumentata? L'hanno aumentata la gradazione. Ma adesso tra tutte le birre artigianali e Ah, quant'altro, certo, insomma, questo sì. diciamo che il mercato è molto più variegato. All'epoca si bevevano le birrette, quelle proprio leggerissime. E poi oltretutto il bar ha aumentato anche il prezzo della birra, diceva Francesco Antonio, per cui devono stare attenti con la loro paghetta e questo è anche molto importante. C'è il libro a portata di mano, Mauro Scarpa? Sì. Ci fai ascoltare un breve percorso di vita da uno dei tanti capitoli di questo romanzo intitolato L'opposto. Guarda, se tu sei d'accordo, Beh, io hai voglia? leggerei il prologo, Certo. leggerei il prologo, che è uno dei temi che Francesco scrive. Il suo rapporto con la scuola è molto conflittuale, non si sente compreso neanche lì. Perché appunto quando sei tu che non ti senti compreso, chiunque ti sembra un nemico, no? In qualche modo. E lui comunque scrive questi temi,
e il libro si apre proprio con un tema ed fa così. Cara professoressa, lei mi chiede di indicare le cause a breve e a lungo termine della guerra del Golfo. Il petrolio è l'unica risposta che mi viene in mente. Non è un problema culturale. Se ci fosse di mezzo la cultura, saremmo tutti salvi. Si combatte per avere il petrolio, la ricchezza, i soldi. Pensi che da piccolo non riuscivo a capire come facessero le persone a festeggiare quando trovavano un giacimento. Quell'oro nero che d'improvviso sgorgava dal terreno mi faceva venire l'ansia. Pensavo a come avrebbero fatto a recuperare quel liquido che zampillava e si disperdeva e tutti ridevano e nessuno lavorava. Sa che cosa penso? Penso che la guerra sia la somma di due o più parti che vogliono avere ragione. Ogni parte odia se stessa, ma combattendo contro un nemico si perdona. La guerra è fatta di mancanze. Si nasce così, a volte lo si diventa. Mancanti di affetto, di amici, di fiducia, mancanti di abbastanza. Abbastanza soldi, abbastanza tempo libero, abbastanza per accorgersi delle cose piccole. Nessuno desidera le cose piccole. Siamo programmati per succhiare ogni singola goccia che le nostre mani sono in grado di spremere. Cara professoressa, lei ci parla costantemente del lavoro e della fatica che esso comporta. Lei ci vuole seduti e svegli, concentrati su un futuro che non conosciamo, perché siamo noi a non conoscerci. Ha ragione, non è per niente facile la guerra. Qualcuno vive se qualcuno muore. E oggi sono qui a scriverle che fa male morire. Lei, quali parti ha dovuto uccidere per sembrare così sicura? È una domanda che inchioda la professoressa, sicuramente la inchioda, perché io penso che una volta che ho letto questa pagina del prologo, penso che un insegnante che vede questo testo qua non può che rimanere per stupito dell'attenzione, della capacità e anche della visione del mondo che può avere un ragazzo come Francesco. Sì, anche se in questo caso la professoressa gli dà un voto bassissimo, Ahinoi. proprio perché è andato fuori tema, Eh ha sì. espresso questioni personali. Devo dire che da questo punto di vista la scuola è molto migliorata. Un professore, almeno per quella che è la mia esperienza, c'è molto più ascolto dei ragazzi, non è più, È vero che è non c'è andato più. fuori tema, però senza voler difendere strenuamente Francesco, però è andato fuori tema, però quante volte Mauro Scarpa, e lo chiedo al pedagogista, quante volte l'essere andato fuori tema ci porta a entrare dentro il tema da una visione prospettica diversa? Assolutamente sempre. Io sono uno che pensa che l'errore non sia mai casuale. E lì è ciò che noi chiamiamo errore è semplicemente un qualcosa da osservare e da utilizzare per crescere, no? In qualche modo. Quindi, e poi soprattutto nell'età giovanile, come si fa a un ragazzo a chiedere di saper distinguere esattamente i vari compartimenti stagni in cui noi ci illudiamo di ordinare il caos, no? C'è l'aspetto cognitivo, l'aspetto emotivo, l'aspetto bla bla bla. Quindi è chiaro che un ragazzo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di andare fuori tema, perché nel momento in cui va fuori tema sta tracciando una strada che è tutta sua. Io lo dico sempre ai miei studenti: abbiate il coraggio di dire quello che pensate sempre, perché se voi non tirate fuori quel pensiero magari muore perché non ce l'ha nessun altro e quello che potevate dare di originale a questo mondo svanisce. Quindi non sentitevi giudicati prima di esprimervi e neanche dopo, cioè tirate fuori quello che pensate. E poi più fuori tema di Francesco, per modo di dire, e lui ha saputo ritrovare, trovare la strada per essere veramente dentro un tema, ma un tema suo, particolare, personale, per gli altri forse lui era da considerare fuori tema. Però, tutti quanti, ognuno nella sua diversità, è da considerare una persona da accettare.
Ed è forse questo il verbo che si aspettava più di ogni altra cosa, essere accettato, essere accolto, Francesco, perché queste pagine ci insegnano soprattutto questo, essere accettato ed essere accolto ognuno per la propria diversità. L'opposto. E come dice, scusami, anche, come dice Zorzi anche nell'introduzione, ed essere protetto, perché questa è una società che dovrebbe proteggere di più. Soprattutto la scuola. Che deve, esatto. Che deve proteggere, e ai noi spesse volte questo non lo fa. Pubblicato dalla casa editrice Red Road, il romanzo L'opposto di Mauro Scarpa, con la prefazione di Andrea Zorzi, il libro che abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole. Ma prima di salutarci, Mauro Scarpa, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni in realtà ne ho comprati 20, perché... 20 libri? Sì, avevo bisogno di premiarmi, io leggo, sono un lettore accanito, leggo tipo 3-4 libri alla settimana. E in questo momento ho iniziato un nuovo romanzo per ragazzi, sempre, che si intitola Ti darò il sole, di John D. Nelson. Ed è una storia di due gemelli molto interessante, che hanno ambizioni artistiche, però sono ancora all'inizio, quindi non svelo la trama perché non la conosco. Pubblicato da Rizzoli, se non sbaglio, questo romanzo di John D. Nelson, Ti darò il sole, ed è uscito credo da alcuni mesi nello scorso anno. Grazie davvero Mauro Scarpa del tempo che ci hai dedicato, grazie ancora. Grazie a voi per il lavoro prezioso che fate. Buona serata. Buona serata a voi.